Siamo a Roma, nella sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ability Channel è qui per un appuntamento davvero importante. Oggi, 6 luglio 2011, è stata convocata dal Sottosegretario di Stato alle Politiche Sociali, Nello Musumeci, la riunione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Siamo con il dottor Raffaele Tangorra che all'interno dell'Osservatorio sulla disabilità rappresenta il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dottor Tangorra, qual è l'importanza dell'Osservatorio? L'Osservatorio significativamente è stato costituito con la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La Convenzione ONU non sta a me dirlo, diciamo, è un risultato storico nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, è una vera e propria rivoluzione, una vera rivoluzione perché mette al centro la persona e non la disabilità, quindi è una convenzione nell'ambito del rispetto dei diritti umani e quindi da questo punto di vista riconosce la dimensione universale della disabilità, quindi caratteristica di ogni persona. Per cui da questo punto di vista, con la ratifica della convenzione nel nostro ordinamento, si è deciso di dotare il Paese di uno strumento di attuazione che vedesse la massima partecipazione delle persone con disabilità. Uno dei motti che ha accompagnato i lavori della Convenzione ONU è stato, da parte delle persone con disabilità, nulla su di noi senza di noi, quindi da questo punto di vista è fondamentale avere per il futuro delle politiche per la disabilità nel nostro paese la voce delle persone con disabilità ascoltata direttamente dalle istituzioni che poi sono responsabili delle politiche nel paese. Ma per i disabili cosa può fare concretamente? I compiti che sono in capo all'osservatorio sono diversi. Io ritengo che forse il più importante di tutti è la predisposizione di un piano di azione biennale per le politiche per le persone con disabilità. Un piano d'azione biennale è un piano d'azione del governo, quindi sarà il governo poi a farlo proprio, però l'elaborazione, perlomeno in forma di proposta, viene dall'osservatorio, viene direttamente dalle persone che poi dopo, che rappresentano coloro che poi saranno, come dire, l'oggetto di queste politiche. L'osservatorio è stato costituito dal Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi con decreto ministeriale del 30 novembre 2010 e si è insediato il 16 dicembre scorso. È un organismo voluto per promuovere concretamente i diritti dei disabili e monitorare lo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità. Presieduto dal Ministro del Lavoro, è composto da 40 membri che rappresentano diversi ministeri, istituzioni, enti pubblici e previdenziali, organizzazioni sociali, insieme a 15 esponenti del no profit impegnati per la tutela dei disabili e dei loro familiari, e a 10 invitati permanenti senza diritto di voto, tra cui Mario Carletti, direttore centrale e responsabile del Centro Protesi di Budrio dell'INAIL. Cuore dell'organismo è il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto da Matilde Leonardi, con 8 componenti dell'osservatorio, tra cui Fiammetta Landoni del Ministero della Salute e Raffaele Tangorra, in rappresentanza del Ministero del Lavoro. Siamo con la dottoressa Matilde Leonardi che presiede il Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio sulla Disabilità. Dottoressa Leonardi, quali sono le finalità del Comitato Tecnico dell'Osservatorio? Il Comitato Tecnico collabora sia con il Ministero che con i membri dell'Osservatorio a far sì che il buon funzionamento dell'Osservatorio sia garantito e in particolare il lavoro di osservazione di quella che è la realtà italiana delle persone con disabilità alla luce della Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità sia rispettato. Grazie, la lascio alla prima riunione dell'Osservatorio sulla disabilità, dottoressa. Grazie mille a lei e credo che ci potremo rivedere perché questo osservatorio lavora bene e io penso che assieme a tutte queste persone che sono qua, che rappresentano tantissimi milioni di italiani, noi riusciremo a fare qualcosa di buono per tante persone. Stiamo dando inizio ai lavori
dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. La riunione è stata aperta dal sottosegretario Musumeci e da Lorenzo Malagola, capo della segreteria tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la discussione sull'organizzazione del lavoro dell'osservatorio e l'illustrazione dei gruppi di lavoro. Più avanti sono quelli che si occuperanno del diritto alla vita e alla salute, del sistema di riconoscimento della condizione della disabilità, dell'autonomia, della vita indipendente con la persona, della persona disabile, dei processi formativi, dell'inclusione lavorativa, dell'accessibilità.